Sono lieto di presentarvi il nostro prossimo relatore, Giorgio Dalozzo. E la cosa bella è la trasversalità poi delle conoscenze e la condivisione. Lui viene dal rugby e è specializzato nel recupero infortuni e accogliamolo con un bel applauso. Grazie. Grazie a tutti. Beh, intanto anche grazie per la pazienza. Ho un compito ingrato, nel senso che dopo queste bellissime presentazioni tocca a me e sono l'ultimo. Spero di non annoiarvi troppo. Volevo ringraziare anche APFIP per avermi invitato. È un'occasione bellissima e voglio ringraziare i relatori che mi hanno preceduto perché le loro presentazioni sono state davvero, davvero interessanti. Quindi per me è stata una grandissima occasione per imparare qualcosa. Allora, il titolo potrebbe portarvi un po' fuori strada, nel senso che sì, voglio parlarvi un po' della forza nel return to performance, ma voglio usarla un pochino anche come un pretesto per parlarvi un pochino di quelle che secondo me sono le cose che ci dovrebbero essere in un percorso di recupero e infortuni. Quindi la userò sì, però vorrei usare anche appunto come un pretesto per parlare anche di qualcos'altro. Di concetti un pochino più ampi. Allora, intanto, la forza e l'infortunio. La forza, lo sappiamo bene, in tutte le sue varie forme, è essenziale per la performance. Però, cosa succede quando uno si fa male? Che perde, in realtà, questo infortunio può portare a dei deficit su un sacco di cose. Per esempio, appunto, sui suoi livelli di forza massima, sul rapporto di forza tra gli arti, sulla capacità di esprimere forza velocemente, quindi la velocità con cui si riesce a esprimere forza, sul picco di potenza, sulla sua capacità di esprimere forza reattiva, quindi tutto quello che concerne la pliometria, e anche sulla capacità della rigidità degli arti. Quindi tutti questi deficit possono arrivare in ragione di un infortunio. Se questi deficit non vengono in un qualche modo risolti, o non si torna almeno alla situazione precedente all'infortunio, è molto probabile che la performance dell'individuo non sia adeguata a quella che dovrà fare davvero, ok? Quindi la performance che dovrà affrontare. E c'è sicuramente un alto rischio di reinfortunarsi. Perciò è opportuno mettere in atto un piano molto semplice, l'idea è molto semplice, un piano attraverso la determinazione di criteri, quindi di misure che siano valutabili, che possa portare appunto passo dopo passo l'atleta a raggiungere l'obiettivo. E questo è appunto il percorso del return to performance. E adesso ne parliamo un pochino. Il return to performance ha delle colonne, ok? Dei punti fondamentali, dei pilastri. E adesso li vediamo. Il primo, che è stato anche accennato da Pepe, è il lavorare attorno all'infortunio, ok? Quindi il concetto di reconditioning focus, e adesso lo vedremo. Questa è solo una carrellata di titoli. Il secondo aspetto è quello del carico ottimale, e anche questo lo vedremo. Un altro aspetto, anche questo è stato accennato dai miei colleghi, quindi non ci dilungheremo troppo, è il concetto del return to sport continuum. E l'ultimo, anche questo accennato, quindi sono molto contento perché sostanzialmente vi ripeterò parte di quello che è già stato detto, lo amplierò, spero, il concetto che il giocatore è il vero protagonista di questo percorso. Andiamo a vedere il lavoro attorno all'infortunio. Cosa succede quando uno si infortuna? Infortunio, distorsione di caviglia. Qual è il focus? Caviglia, caviglia, caviglia. Dobbiamo sistemare questa caviglia, dobbiamo riportarla come era prima, ok? Tutto il focus dell'intervento, almeno in partenza, è in quello. Questo si chiama rehab focus. Si vede il problema, ok, l'infortunio, come la cosa centrale, la cosa più interessante su cui andare a lavorare. L'idea, invece, è un'altra, secondo me, che dovremmo tenere ben presente, ovvero l'infortunio sicuramente comporta delle limitazioni per l'atleta, ma limita solo una parte della sua performance. Ci sono tante aree delle sue capacità che possono continuare a lavorare o addirittura possono essere migliorate.
Questo è un concetto che si chiama reconditioning focus. Ok? Quindi l'infortunio è solo una parte del grande sistema che è il nostro giocatore. Quindi, reconditioning focus, rispettare il processo di guarigione, ma vedere, appunto, le possibilità che l'atleta può avere. Quindi l'infortunio non lo vediamo più come un qualcosa che ha limitato il nostro giocatore, dobbiamo superarlo il prima possibile, ma dobbiamo pensare di vederlo come una finestra di opportunità. Ok? Nel senso che possiamo lavorare su tante altre cose che il nostro atleta, magari in un contesto di performance, non potrebbe lavorare. Per dire, nel mio sport succede spesso che uno abbia, che ne so, dei problemi alle spalle. Si è infortunato, distorsione di caviglia. È un ottimo momento per lavorare su quel suo problema, in modo tale da produrre un miglioramento. Quindi non vediamo più l'infortunio come un accidente, ma come una finestra di opportunità. E noi usiamo questo concetto, better than before, che è un po' il mantra che noi usiamo quando lavoriamo, ok? Cioè, da questo percorso che noi metteremo insieme, metteremo in piedi, tu dovrai venire fuori meglio di prima, ok? Quindi lavoreremo di più, lavoreremo su altri ambiti. Sicuramente ci prenderemo cura del tuo infortunio, ma non sarà finito lì. Ci prenderemo cura anche di tutte le altre cose che ti possono aiutare a essere un migliore giocatore. Ottimo. Carico ottimale. Questo è un concetto molto importante, che noi preparatori diamo un po' per scontato e i fisioterapisti hanno cominciato a capire un po' meglio. Infatti vedete che non fanno quasi più terapie manuali. Adesso lavorano anche loro attraverso l'esercizio. Perché? Il carico ottimale è il carico applicato alle strutture che massimizza l'adattamento fisiologico. Ok? Parte da un concetto che è la meccanotrasduzione. Sostanzialmente ve la faccio molto breve. C'è uno stimolo meccanico, produce una risposta biochimica che produce un adattamento. Noi questa cosa qua la capiamo piuttosto bene, ma una cosa interessante è che lo stimolo meccanico produce anche uno stimolo di guarigione del tessuto. Perciò il carico diventa uno strumento di terapia. Perché è importante avere questa consapevolezza? Perché il carico ottimale e quindi la massimizzazione dei risultati dipende da tante cose, dalla tipologia del tessuto, dal tipo di patologia e dall'adattamento che noi pensiamo di ottenere attraverso una particolare attività. Ok, vi faccio qualche esempio. Alcuni carichi specifici possono essere, per esempio, meccanici. Cioè vogliamo aumentare la stiffness tendinea. Che tipo di lavoro dovremo fare? Avrà certe caratteristiche, ok? Alcuni tipi di lavoro potranno avere un target tipo metabolico, quindi per esempio migliorare la capacità di lavoro di una struttura. Avete mai sentito parlare di capacity, ok? Questo è un tipo di lavoro che intende migliorare la capacità di lavoro di una particolare struttura corporea, che magari è andata incontro a un infortunio. Morfologici, quindi tendinopatie, è probabile che sia necessario cercare di favorire una riorganizzazione della struttura. Alcune tipologie di carico aiutano questo tipo di attività. Ok? Quindi il sapere il nostro obiettivo e il nostro tessuto, opla, e spesso queste cose, tra l'altro, sono overlapping, cioè sono una sopra l'altra. È importante perché una volta che noi abbiamo determinato il tessuto e l'adattamento che noi vogliamo fare, poi possiamo determinare davvero il carico. Quindi non spariamo più a mitragliatrice, ma andiamo nel dettaglio di quello che noi cerchiamo di ottenere. Una cosa importante del carico, noi la conosciamo ovviamente, noi preparatori fisici, sono le variabili del carico, che sono diverse, sono la magnitudine, la durata, la direzione, l'intensità, la natura, la frequenza, eccetera, eccetera. Per esempio, direzione e natura sono importanti in relazione al tipo di tessuto, nel senso che, per esempio, il tessuto muscolare, per ottenere un adattamento, lo mettiamo in trazione. Ok? Nel senso che c'è la contrazione muscolare, i due capi opposti, tra virgolette, tirano, ok? Questa trazione induce un adattamento.
Invece per le ossa, per esempio, lo stimolo è quello di una compressione. Ok, quindi se noi vogliamo migliorare la densità ossea, dobbiamo dare degli stimoli di compressione di questo tessuto, ok? Perché poi c'è una modificazione strutturale. Quindi il sapere il tipo di tessuto ci guida nella direzione che noi vogliamo dare. La magnitudine, noi vogliamo migliorare la struttura del nostro tendine, però per avere questo il carico deve essere molto alto, perché se voi fate un lavoro, ok, mirato al miglioramento della struttura tendinea con carichi bassi, avrete dei risultati molto poveri. Mentre invece c'è una soglia oltre la quale cominciano ad aversi questi adattamenti. Ok? Quindi spesso magari si lavora con dolore. Il dolore. Si può lavorare con il dolore? In alcune strutture e in alcune patologie sì. Anzi, si deve lavorare col dolore. Altrimenti non riusciamo a ottenere l'adattamento. Per noi, o almeno per me, quando io l'ho capita questa cosa, è stata una cosa incredibile, perché cosa facciamo noi preparatori fisici? Uno ha male, aspetta un attimo, cerchiamo di capirci bene come funzionano le cose. Invece i fisioterapisti che col dolore sono abituati a lavorare dicono no. Allora, per questo tipo di problema noi accettiamo che il dolore da 0 a 10 sia 2, sia 3. È 4? È 7? 7 non va bene, dobbiamo ridurre qualcosa. Per le tendinopatie possiamo arrivare a 6-7 di dolore. Cavoli, 6-7 è tanto. Non c'è problema, ci lavoriamo, controlliamo gli effetti nei giorni successivi, se rientra allo stato baseline abbiamo fatto un ottimo lavoro. Quindi il concetto del carico ottimale è una cosa molto importante se si vuole lavorare sugli infortuni. Ok, avere chiaro questo ci permette di non sparare a mitragliatrice e di non dare uno stimolo qualunque, ma di dare uno stimolo che è preciso al problema che noi vogliamo cercare di risolvere. Un'altra cosa importante, che nella vita e nello sport bisogna spesso reagire a delle cose inaspettate, ok? Come ci siamo sempre allenati noi in palestra? Cercando di fare il movimento ideale, giusto? Sempre tutto perfetto, tutto. Ma questo potrebbe non essere, almeno in un contesto, ok, di recupero infortuni, la cosa migliore da fare. Anzi, il creare la possibilità di risolvere un problema, ok, motorio, in maniera diversa, con delle risposte diverse, in realtà potrebbe essere un grande vantaggio, perché rende la nostra struttura più robusta, ci rendiamo più robusti. Quindi non è più un rumore, come si dice, casino dalla cosa ideale, ma è parte del lavoro. Quindi io cerco questa rumorosità. Ok? Cosa ci porta questo? Questa è la situazione in cui noi abbiamo allenato solo la situazione ideale. Quindi qualunque cosa che viene dall'esterno, ok, che in un qualche modo è diversa da quello che noi abbiamo provato, rischia di rompere questo equilibrio. Ok? Quindi in questo caso noi ci troviamo di fronte a una situazione di scarsa adattabilità. Se invece noi abbiamo cercato di allargare questa base, abbiamo reso molto più stabile la nostra performance. Ok? Quindi se queste, diciamo, caratteristiche, questi stimoli esterni possono in un qualche modo crearci un problema, noi in realtà siamo molto più bilanciati. Ok? Quindi l'atleta trova le soluzioni ottimali. Questo in un'ottica di rientro dall'infortunio è una cosa molto importante. Ok. Ovviamente le cose su cui lavorare non sono solo la forza, ma possono essere tante, quindi abbiamo per esempio la forza, il controllo neuromotorio, la capacità di correre, la prevenzione, il lavoro, diciamo, di prehab e gli aspetti psicologici. La cosa migliore del mondo sarebbe poterli lavorare tutti al massimo, ma questa non è la realtà, ok? Noi dobbiamo fare delle scelte. Però lo scegliere solo di fare un lavoro diretto all'infortunio in realtà ci rende poco stabili. Okay? Quindi l'idea è di cercare anche in questo caso di non tralasciare le altre componenti solo per dedicarsi alla, diciamo, al lavoro sull'infortunio, all'infortunio specifico, ma cercare di ampliare al massimo questo lavoro. Okay? Il concetto ovviamente è di nuovo collegato a quello del reconditioning focus, quindi una parte è il tuo problema,
la grande figura è tutto il resto di quello che puoi fare. Ok, queste sono le caratteristiche generali, quindi andiamo via velocissimi, quindi diretti agli tessuti con il carico attraverso dei range funzionali, ma magari in alcuni momenti no, perché per esempio all'inizio di un recupero infortunio noi possiamo voler ridurre questo, ok? Quindi dobbiamo essere intelligenti anche nello scegliere i carichi di lavoro e i regimi articolari che noi intendiamo, scusate, e le ampiezze articolari che noi intendiamo a lavorare. Deve avere, scusate, tutta una serie di caratteristiche che abbiamo visto, deve cercare anche di dare un carico neuronale e deve essere ovviamente non generalizzato, deve essere individualizzato. Ok? Carico ottimale, quindi molto importante secondo me. Continuum del return to sport. Qui andiamo veloci perché in realtà l'abbiamo già visto. Ok? Cosa si distingue? Si distinguono alcune fasi. Quella del return to participation, che vuol dire la capacità, la possibilità di ritornare ad allenarsi, ok? Pur con delle limitazioni. Per esempio, nel rugby, il return to participation è quando tu riesci a fare alcuni allenamenti con la squadra, ma per esempio non fai il contatto fisico, che è una parte importante del lavoro, ok? Nel basket può essere sicuramente partecipare ad alcune parti dell'allenamento e magari evitare alcuni lavori, per esempio, di alta intensità o che prevedono tanti salti, ok? Adesso io non conosco benissimo le proposte operative, ma sicuramente si può cercare una soluzione in questo senso. Il return to sport è quando l'atleta è pronto per giocare. E come ha detto Pepe, questa mattina finiva lì, ok? Una volta tu eri pronto per giocare, ok? Vai a fare le tue cose con la squadra. In realtà cosa si è visto? Si è visto che in realtà un atleta può essere in grado di giocare, quindi avere dei livelli di performance accettabili per giocare, ma può non aver raggiunto, per esempio, i suoi livelli di prestazione prima dell'infortunio. Ok? Quindi ci vuole del tempo, o almeno in alcune caratteristiche è richiesto tanto più tempo, per raggiungere i livelli di performance ottimali, che possono essere anche superiori a quelli che aveva precedentemente, visto che noi vogliamo renderlo migliore, ok? Quindi queste sono le fasi. In realtà noi ne aggiungiamo un'altra, perché al ritornare non riuscire a reggersi in piedi dopo un infortunio, al ritornare ad allenarsi, c'è un mondo, ok? Quindi inseriamo una tappa intermedia, che è quella della capacità di ritornare a correre, ok? A che cosa servono queste fasi? Ok, lo vediamo quando le costruiamo, scusate. Parliamo del protagonista del processo, il nostro giocatore. Il nostro giocatore ha a che fare con un sacco di gente. Questo è lo staff che avevamo in Benetton Rugby, ok? Quindi un sacco di gente che deve intervenire tutti sul giocatore. In più aggiungiamo anche che c'era un RTP fisio e un RTP coach, quindi un sacchissimo di gente. E tutti devono lavorare con la stessa persona. Una persona che in realtà non è un'isola, ma ha una famiglia, può avere pressioni dal management, può avere pressioni dalla stampa, può avere pressioni dai supporter. Quindi tutte queste cose che in un qualche modo incidono sul giocatore devono essere tenute in considerazione. E quindi il lavoro deve essere tenuto da tutte queste strutture messe insieme. Come? Ci sono delle cose che si possono fare, che sono queste. Dare potere, coinvolgere, dare feedback e essere trasparenti. E adesso le vediamo un attimo. Allora, dare potere all'atleta. Intanto, spiegargli cosa può fare, cosa non può fare, o cosa può fare per aiutare il suo recupero. Renderlo subito responsabile, ok, del suo percorso, quindi la tua nutrizione in questo momento qua è molto importante perché facilita il tuo recupero. Dovresti mangiare questo, No, lasciamo che il tempo passi e quello che sarà, sarà. Altra cosa, coinvolgerlo nelle decisioni riguardo al suo percorso. Ok? Quindi prospettare un piano, ma non dire, ok, il piano è questo, tieni, e adesso lo fai. Ma è, il piano sarebbe questo. Ok? Noi pensiamo che tu sarai pronto in questo momento. L'atleta potrebbe dire, guarda, io ho una serie di problemi, per esempio,
se io non gioco questa partita, queste ultime due partite, non ho il contratto per il prossimo anno. Che facciamo? Non possiamo rimanere, tra virgolette, rigidi. No, questo è il percorso, questo è. Perché lui, se non gioca, non avrà il lavoro. Quindi bisogna tenere in considerazione anche queste cose. E quando parleremo del management, della situazione iniziale, parleremo anche di questo. Engagement, quindi coinvolgerlo, appunto pianificare insieme a lui, dargli delle vacanze, coinvolgerlo nel trovare altre cose da fare oltre al recupero, nel concetto di better than before. Quindi, oltre al fatto che il giocatore può dire guarda, mi sono fatto male, ho un lato inferiore, però io sono un lanciatore, ok? Voglio migliorare le mie qualità di lancio. Nel rugby ci sono questi che lanciano le touche, che sono le rimesse laterali. Benissimo. Ti ritagliamo dello spazio per fare questo. Spazio ancora più largo. Guarda, giovane giocatore, io vorrei imparare l'inglese, che è una cosa che mi è sempre interessato fare, e però non ho mai il tempo. Benissimo, adesso di tempo ce n'è parecchio. Ritagliamo lo spazio in modo tale che tu abbia la possibilità di perseguire anche questa cosa. Ok? Feedback. Ovviamente coinvolgere anche nel dare del feedback, nel dare delle informazioni, fare delle riunioni in cui siano coinvolti anche gli allenatori, in modo tale che l'atleta possa sempre monitorare il suo percorso e possa sempre avere delle informazioni riguardo a questo. Informazioni che devono essere oneste, ok? Nel senso che se un giocatore con cui abbiamo fatto una certa pianificazione non rispetta il piano, noi dobbiamo farglielo notare immediatamente e dirgli, ragazzo mio, abbiamo concordato che dobbiamo raggiungere questo obiettivo in quella tal data, però attraverso il tuo lavoro non raggiungerai questo obiettivo, la tua timeline si sposterà. Cosa facciamo? E allora lo motiviamo ulteriormente. Ok? Quindi è un sistema per portare il giocatore a comprare, tra virgolette, il suo percorso di recupero. Ok? Sono tutta una serie di strategie che messe in atto possono aiutare questo percorso. Ok, come lo costruiamo questo percorso? Immaginiamo il piano RTP come una scalata e noi vogliamo raggiungere la vetta. Quindi ci sono delle tappe. La prima tappa è il definire la situazione iniziale, ovviamente. Poi dovremo definire il dove vogliamo arrivare e poi ovviamente dovremo costruire le varie tappe che ci porteranno al risultato auspicabile, al risultato finale. Ok? Vediamo la situazione iniziale. Quindi il campo base. Allora, definire i rischi, i fattori che possono determinare un outcome rispetto che all'altro del nostro percorso. E cosa questi rischi possono essere legati a fattori medici, quindi allo stato di salute del tessuto, allo stress a cui il soggetto dovrà essere esposto, nel senso che in base anche al ruolo probabilmente dovrò dare più o minore robustezza al mio giocatore. Faccio un esempio. I giocatori di mischia nel rugby, sono quelli grandi e grossi, sono coinvolti un sacco nelle fasi di lotta. Okay? Se un giocatore ha avuto un infortunio alla spalla, è probabile che dovrà lavorare per essere molto più robusto di un altro giocatore che magari è meno coinvolto nelle fasi di lotta. Okay? Quindi il rischio a cui lui deve essere esposto va tenuto in considerazione. E altri elementi che possono influire, e sono quegli elementi esterni. Si parla dello START, Strategic Assessment of Risk e Risk Tolerance, okay? Che è una specie di framework, quindi uno schemino che ci può aiutare nel definire questi rischi. Qui vedete, poi ci sono, poi vi lascio anche la bibliografia, ci sono tutte le citazioni. Come funziona? Allora, ecco qua, fattori medici, quindi l'età, importantissima in quasi tutti gli infortuni, ok? I sintomi, la storia medica, anche questa è una cosa molto importante. Di solito un infortunio precedente è uno dei fattori principali di recidiva. I segni, cioè come si presenta, i test di laboratorio, i test funzionali, il livello di stress psicologico, eccetera, eccetera. Questi vanno messi nel calderone delle decisioni. I rischi legati allo sport, quindi il tipo di sport, la posizione, il livello competitivo, cosa molto importante, e anche la possibilità di
proteggere la struttura. Quindi, per esempio, distorsione di caviglia è possibile fare delle fasciature che in un qualche modo danno una maggiore stabilità. Questo va messo in considerazione. O se c'è un infortunio al ginocchio, spesso le fasciature non hanno una grande rilevanza, quindi non è che si può proteggere molto l'articolazione. Perciò non si può confidare su questa, diciamo, possibilità per accelerare eventualmente il percorso. Ultima cosa, altri fattori, che sono quelli esterni che abbiamo visto prima. Quindi, per esempio, tempo della stagione. È diverso se uno si fa male a inizio stagione, che ha tutto il tempo, tra virgolette, per recuperare, o magari ha l'ambizione di rientrare per giocare i play-off, da uno che si fa male a fine stagione. Ok? Probabilmente c'è più tempo da dedicare al suo percorso di recupero. Pressioni da parte del management. Quindi contratti, come funziona, deve giocare, non deve giocare, ha un contratto pluriennale. Queste sono cose che vanno messe in conto. Eventualmente anche la possibilità della richiesta dell'allenatore di averlo per una particolare partita importante. Anche questo è un fattore che dobbiamo mettere dentro nel nostro processo decisionale. Ok, quindi non è una cosa che si fa a freddo. Cioè, questo infortunio sono 6 settimane. Puff, 6 settimane siano. No, il percorso per decidere la timeline è piuttosto complesso. Facciamo un esempio. Il nostro Mr. X. Allora, infortunio, lesione isolata del crociato al ginocchio destro da contatto. Che cosa ha fatto? Ha fatto una ricostruzione con il tendine del rotuleo, dello stesso lato. Fattori medici. 31 anni, stava bene, si allenava bene, quindi eccellente allenabilità. È un infortunio isolato, ha fatto un bel lavoro prima dell'operazione, ha avuto un ottimo percorso, ovviamente io vi ho portato invece una situazione bella, che così più o meno faccio una bella figura, ok? Precedente storia di infortuni, importante da tenere in considerazione, lesioni al calf e doppia rottura del tendine del bicipite brachiale, sia da una parte che dall'altra. Perché ci interessa il bicipite brachiale? Per il concetto del reconditioning focus, ok? Nel senso che lui si è fatto male al ginocchio, ma si è fatto male anche qui? Interessante, forse possiamo fare qualcosa per aiutarlo, ok? Rischi legati allo sport. Ovviamente il rugby è il contatto. E quando parlavamo di prevenzione, è una cosa interessante che quando si dice qual è la strategia migliore per prevenire un problema? Cioè, per esempio, il fumare fa venire il cancro. Cos'è che si deve fare, possibilmente? Smettere di fumare. Nel rugby, il placcaggio è uno dei principali fattori di infortunio. Possiamo fare a meno di placcare? No, ok? Quindi, non possiamo levare il problema, dobbiamo cercare di mitigarlo. Ok? Gestirlo, organizzarlo. Quindi, tante collisioni, un giocatore internazionale, c'è la possibilità di fare dello strapping che però ha poco, diciamo, protezione. Modificazioni di decisioni. L'infortunio è stato a inizio stagione. Ha 2 anni di contratto, non ci sono pressioni, non deve giocare a tutti i costi per rinnovare. Il management è tranquillo, nel senso che dice, ok, prendetevi tutto il tempo, è meglio che si faccia un bel percorso, che stia bene il prima possibile. Una cosa che si può mettere in conto è che è una figlia di 1 anno, quindi magari non riuscirà a dormire tanto bene, potrà avere qualche tipo di problema. Ok? Lo teniamo lì in considerazione, magari sarà una cosa che ci tornerà utile più avanti. Ok, quindi abbiamo definito la nostra situazione iniziale. Definiamo gli obiettivi, cioè dove vogliamo andare. Ok, come si fa? Intanto si parte da quello che dovrà fare il nostro giocatore e quindi dal modello prestativo. Nel rugby si fanno sostanzialmente 2 cose, lotta e corsa, ok? Quindi ci sono una serie di cose che prevedono dei contatti, delle collisioni, e la corsa è di tipo multidirezionale, ok? Quindi accelerare, decelerare, cambiare direzione, esporsi a alte accelerazioni, a alte velocità, ok? Quindi sostanzialmente la sua performance sarà questo. Ragionando in termini di forza, che cosa ci servirà per fare bene il nostro lavoro? Sicuramente ci servirà forza massima. Probabilmente
ci potrebbe servire un lavoro sull'ipertrofia, forse o forse no, ok? Sicuramente ci servirà lavorare sul power, sicuramente ci servirà lavorare sulla forza reattiva e molto probabile, soprattutto in termini di protezione dei tessuti, dovrò riuscire a farlo più volte nel tempo, ok? Quindi avere una buona work capacity. Quindi vedete, le cose da lavorare per quanto riguarda la forza sono parecchie, ok? Sono parecchie, ma noi adesso ci occupiamo solo di forza, ma in realtà le cose che noi vogliamo lavorare sulla performance sono tante altre, ok? Quindi noi adesso ragioniamo solo sulla forza, ma poi tenete conto che bisogna ragionare sulla corsa, sull'esposizione del lavoro specifico, quindi i contatti, i passaggi, la tecnica, ok? Quindi le cose da fare in realtà sono tantissime. Oggi vediamo la forza. Abbiamo definito le aree, diciamo, della forza su cui noi vogliamo lavorare. Però cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare il nostro vestitino sartoriale, ok? Cioè devono essere legate a quelle che sono le esigenze e le possibilità del nostro giocatore. Devono essere individualizzate. Come facciamo? Lo diceva prima Francesco. Benissimo, dati baseline. È il modo più semplice. Perché? Perché li abbiamo avuti prima che il nostro atleta si facesse male. E se non li abbiamo presi? Se non li abbiamo presi, piangiamo, ok? Perché ci manca qualcosa. Che cosa possiamo fare? Intanto testare subito l'altro arto. Non ci dice tutto, ok? Perché è probabile, potrebbe essere che il nostro atleta sia fatto male proprio perché c'era una differenza di forza tra i due arti. Però è sempre meglio di niente, ok? Quindi prima cosa, prima possibile, misuriamo il dato. Poi, se abbiamo misurato, per esempio, il nostro atleta con degli infortuni precedenti, possiamo usare quei dati lì. Oppure, se non abbiamo proprio niente, usiamo le medie di squadra. Non abbiamo le medie di squadra? Cerchiamo dati in letteratura. Oppure, raccattiamo dati, ok, da qualunque parte riusciamo a trovarli. Perché abbiamo bisogno di un riferimento. Altrimenti, come possiamo guidare il nostro lavoro? Ok? Bene, abbiamo i nostri dati. Fortunatamente per il nostro Mister X avevamo un bel po' di roba. Quindi, per esempio, abbiamo dei test sulle pedane, single leg squat. Single leg squat in plantar flexion è una sorta di squat, però con una componente importante a livello del calf, per vedere il contributo del calf in questo lavoro di spinta. L'hamstring bridge, un altro esercizio di forza isometrica. E poi abbiamo un test di palestra, il suo back squat, che faceva 210 kg, ok, quindi di massimale due volte il suo peso corporeo. Rate of force development, ora lo usiamo molto meno, perché abbiamo, ci sono ormai anche dei dati in letteratura, abbiamo visto che è un dato molto volatile, ok, che ha una grande variabilità, quindi è difficile fare davvero degli affidamento su questo dato. Quando abbiamo lavorato con questo ragazzo lo usavamo ancora, ok, quindi usavamo la forza a 100 millisecondi nei test che abbiamo visto prima e vedevamo appunto il rapporto di simmetria tra i due arti. E poi avevamo il test di contromovimento, 41 cm con 7000 e passa watt di power. Ok? Quindi abbiamo, diciamo, i nostri target finali. Ok. Come lo costruiamo il nostro piano? Intanto, ovviamente, cominciamo dalle strutture che si sono lesionate. Ok? Quindi partiamo da lì per costruire attorno. Partiamo da quello, poi andremo a pensare alle strutture adiacenti, che sono quelle che lavorano insieme per dare maggiore stabilità o per dare una maggiore funzione a quella struttura che si è infortunata, le strutture di supporto contribuenti, ok? Quindi, per esempio, l'infortunio del tendine del bicipite brachiale, la capacità della spalla di stabilizzare nel fare un movimento di flessione è una cosa che ci serve nel lavorare in quell'infortunio, ok? Quindi questi sono i muscoli che contribuiscono. E infine poi si va a lavorare su un contesto più ampio. Quindi andiamo a vedere sul nostro esempio. Lesione del crociato. Sul crociato adesso ci sono delle evidenze che si può migliorare le sue capacità, ok? Lavorando, però di fatto è difficile migliorarle. Quindi ci occuperemo principalmente delle strutture adiacenti, che sono il quadricipite, gli hamstrings, gli adduttori e il gastrocnemio, che lavorano appunto sull'articolazione del ginocchio.
Poi le strutture che contribuiscono, quindi glutei, psoas, rotatori dell'anca, il soleo, il tibiale anteriore, i peronieri. E poi il contesto più ampio, quindi il lavoro sulla forza dell'upper body e la core stability. Quindi queste sono le nostre priorità per quanto riguarda i target. Come si fa allora a costruire il programma? Quindi sappiamo dove vogliamo lavorare, sappiamo i nostri obiettivi, che si fa? Si fa ragionamento sul nostro RTS continuum. Quindi per avere il nostro return to performance andiamo a posteriori. Sappiamo che dovremo avere un certo livello delle caratteristiche che noi abbiamo determinato per essere return to performance, determineremo quello che ci serve per tornare a giocare, determineremo quello che ci serve per ritornare ad allenarsi e così via. Ok? Come? Soprattutto facendo riferimento ai dati che abbiamo in letteratura. Per tanti infortuni ci sono delle progressioni, ok, consigliate. Se non c'è, si può andare per analogia. Ok? Una volta che ho determinato quindi i criteri, quindi i test che dovrò superare, poi posso partire con il mio programma. Ok? Ho determinato il mio percorso. Quindi vediamo un pochino il nostro amico. Return to performance. Deve raggiungere o superare i livelli pre-infortunio. A livello di forza, possibilmente, quindi deve essere sopra quei suoi livelli, sopra il 100%. Possiamo accettare una differenza minima tra gli arti e a livello di squat e di contromovimento vogliamo raggiungere questi obiettivi. Facciamo anche delle valutazioni di asimmetria anche in una situazione di affaticamento, perché una cosa importante è ovviamente vedere anche come la struttura lesionata o la zona infortunata reagisce dopo che c'è stato affaticamento, perché una cosa è avere una bella simmetria quando si è freschi, una cosa è averla o continuare ad avere una buona simmetria dopo che si è fatto un lavoro molto duro. Quindi di solito facciamo un test dopo anche quello. E poi anche degli obiettivi per quanto riguarda il bicipite brachiale e il calf, per quello che ci siamo detti. Ok? Quindi abbiamo anche questi obiettivi. E così andiamo indietro. Quindi return to sport, raggiungere almeno i valori pre-infortunio, almeno il 95% circa. Una differenza anche del 10%, certi livelli di forza, valutiamo la fatica e così via. E andiamo a scalare. Quindi per tornare ad allenarsi ci aspettiamo che i livelli di forza, sia per quanto riguarda la forza massima che per quanto riguarda la forza esplosiva, siano attorno all'80-90% dei parametri di riferimento. Ok? Quindi non serve essere al 100% per allenarsi, eh? Cioè bisogna cominciare il prima possibile, sempre in una condizione di fatica. Per tornare a correre ci accontentiamo, tra virgolette, di raggiungere un livello di forza tra il 70-80%, una differenza del 20%, ok? E uno squat che è attorno all'1,4-1,5 del body weight. Questo per tornare a correre. Mentre gli obiettivi per quanto riguarda la parte di guarigione ovviamente sono ben diversi. Sono il cercare di recuperare la qualità del movimento, del non farsi male e di mantenere ovviamente la qualità di tutte le altre strutture. Quanto durano queste fasi? Dipende. Dipende dall'infortunio, dalla gravità di questo infortunio, dalla situazione iniziale, dagli obiettivi finali e da quanto lavoro si richiede per raggiungere questi obiettivi. Per esempio, una lesione di secondo grado può prevedere 2 settimane di protezione, 3 settimane di lavoro di return to run, 1 settimana sola per tornare ad allenarsi e poi 2 settimane per arrivare a giocare. Okay? Una situazione ben diversa è quella di una lesione di un crociato, in cui abbiamo una prospettiva di 38 settimane. Okay? Quindi possono essere 18 settimane di sostanzialmente di guarigione e di protezione, 11 settimane poi per tornare a correre, un'esposizione di 5 settimane per tornare ad allenarsi e per tornare a giocare almeno 4 settimane, visto che la sua timeline è molto lunga, di esposizione all'allenamento completo. Okay? Questa potrebbe essere, anzi questa è stata la timeline di questo ragazzo. Che tipo di periodizzazione, visto che abbiamo delle timeline molto differenti? Allora,
generalmente noi usiamo una sorta di periodizzazione piuttosto semplice e sequenziale, quindi diamo delle priorità per ogni fase del lavoro, ok? Queste fasi non necessariamente corrispondono a quelle del RTS Continuum, ok? Nel senso che non devo, per tornare a correre, ok, non devo prima fare il lavoro di capacity, poi il lavoro di sviluppo della forza, poi il lavoro della forza esplosiva, ok? Posso dare delle priorità che sono diverse. Quindi noi generalmente facciamo un ragionamento di questo tipo. Abbiamo, per quanto riguarda la forza, una fase di protezione, ok? Quindi diamo il carico ottimale per la guarigione del tessuto. Introduzione e progressivo accumulo della forza, quindi adattamento anatomico o quella che si chiama la general phase preparation. Un sviluppo e accumulo della forza massima, introduzione e sviluppo della rate of force development, della forza esplosiva, delle pliometrie e poi quindi il lavoro di return to performance. Quindi questi sono gli stage che noi usiamo per quanto riguarda la forza. Con una timeline di durata corta, ok, queste cose possono non essere così separate, ok? Cioè, nel senso che si sviluppa la forza massima e la forza esplosiva possono essere sviluppate anche rapidamente e contemporaneamente, ok? In alcuni tipi di infortuni, facciamo un esempio, una lesione di primo grado in cui la perdita di funzione non è una perdita di funzione cronica, ok, ma è semplicemente legata alla guarigione del tessuto, possiamo cominciare a lavorare piuttosto rapidamente e recuperare piuttosto rapidamente tutte le qualità. Cosa diversa ovviamente se c'è un infortunio di tipo articolare che è molto più lungo per la sua guarigione. E possono avere anche delle durate molto brevi, ok, una sessione dedicata a una caratteristica per poi passare subito alle caratteristiche successive. Ok, andiamo a vedere il nostro ragazzo, che forse ci capiamo un po' meglio. 6 settimane di protezione, 14 settimane di accumulo del carico, 14 settimane di sviluppo della forza massima e accumulo, 13 settimane, e vedete che c'è un overlapping, quindi sono una sopra l'altra, per lo sviluppo della forza esplosiva e reattivo-elastica, e poi il return to performance, che è una, diciamo, un blocco di lavoro che si porterà avanti nel tempo. Protezione. Allora, in questo caso la cosa principale è guarire. Quindi si mette in atto tutto quello che serve per guarire. Ovviamente grande enfasi è sul recupero della mobilità e sul reclutamento muscolare. Questa parte qua generalmente viene seguita dai fisioterapisti. Ok? Noi come SNC contribuiamo solo in parte e adesso vedremo. Molta attenzione è messa subito sul lavoro neuromuscolare, ok? Quindi il concetto di motor learning, l'external focus e si lavora anche sul recupero del passo. Sotto profilo muscolare l'obiettivo principale è mantenere il trofismo, quindi si può usare l'elettrostimolazione, il BFRR, quindi l'occlusion, ok? Che ha il vantaggio di poter lavorare con carichi molto bassi. E poi, soprattutto, si deve lavorare su quello che è rimasto. Ok? Quindi l'arto che non si è infortunato continua a lavorare in parallelo come se dovesse essere pronto per la sua performance. Ok? Quindi, se è il lavoro, dobbiamo fare lavoro di forza, fa lavoro di forza vero. Ok? Non aspetta l'altro. Dobbiamo lavorare sul nostro arto sano al massimo delle sue possibilità. Perché? Perché noi facciamo delle considerazioni in termini di asimmetria. Se noi non ci garantiamo che l'arto sano è al top, noi potremmo prendere delle decisioni, ok, rispetto al processo di guarigione dell'arto malato, che non sono vere. Troviamo un'asimmetria che è del 15%. Sì! Solo che l'arto sano ha perso il 20% di forza. Perché non l'abbiamo allenato, perché ci siamo occupati soprattutto dell'altro. Ok, quindi subito, boom, arto sano lavora di brutto. Tutti gli altri distretti lavorano sempre al massimo possibile. Ok? Top. Introduzione del carico. Prime 10 settimane. Progressione lineare. Molto semplice. Mediata da cosa? Dal fatto che deve essere un carico ottimale, perciò in ragione del tipo di infortunio. Sul nostro ginocchio possiamo accettare un po' di dolore all'inizio, ok? Possiamo accettare che ci sia un po' di gonfiore dopo che abbiamo dato lo stimolo.
Il tutto poi deve rientrare, ok? E va attentamente monitorato. Però dobbiamo dare un carico, ok? Questa parte qua può essere seguita anche da un fisioterapista. Noi ci alternavamo, ci davamo delle priorità generali, definivamo il piano e poi il fisioterapista si occupava di portare il giocatore al 60% di forza. Quindi lavorava sullo squat, lavorava sulle componenti monolaterali, ok? È una cosa che si può fare benissimo. Ovviamente, abbiamo detto, è legato alla risposta del nostro atleta. Che cosa si cerca? Si cerca qualità in questo caso, ok? Non basta raggiungere il carico. Come hanno detto i miei colleghi, la qualità nell'esecuzione di un movimento è fondamentale. Quindi se noi facciamo un esercizio monopodalico, in cui in realtà vediamo che il compenso d'anca è molto grande, perché il ginocchio non vuole lavorare, dobbiamo vedere un attimo, probabilmente il carico non è ancora adeguato. Ok? E eventualmente possiamo dedicare attenzione sul lavoro isolato su quel distretto. Le altre 4 settimane, un triphasic training modificato. Ok? Quindi usiamo un sistema di general phase preparation in cui diamo un po' di enfasi sulla parte eccentrica o sulla parte isometrica. Quindi uno squat, 5 secondi in discesa, su. Ok? Oppure vado in buca, 5 secondi, su. Questo ha un duplice vantaggio, permette di migliorare alcune componenti tecniche, dà il tempo al giocatore di sentire se sta distribuendo bene i pesi, ok? E aumenta il time under tension, cioè quanto tempo esponiamo il muscolo al carico, ok? Quindi è un buon sistema dal mio punto di vista per dare uno stimolo in questa fase iniziale. Lavoriamo sugli esercizi monolaterali in tutti i piani e ovviamente se c'è bisogno un quadricipite che non lavora perché è debole, deve lavorare in maniera isolata, quindi leg extension. Perché no? Assolutamente, anzi, è una cosa molto importante perché se non recupera quanto prima la sua forza, il quadricipite vi tirerà indietro tutto il processo di lavoro, perché poi metterà in atto una serie di compensi che non vi permetteranno di andare avanti. Ok? Qui alcuni esempi, semplicissimi. Split squat, Bulgarian squat, dei single leg squat e uno zerker laterale. Perché lo zerker? Che esercizio è? Perché così lavoriamo un pochino anche sui nostri bicipiti, ok? Quindi utilizziamo un esercizio per andare a lavorare anche le aree che noi abbiamo dato come nostro target, ok? Bene. Sviluppo della forza massima. Prima 5 settimane. Alto volume di lavoro, ok, quindi 70, 80, 90 ripetizioni, con delle intensità varie, con un approccio powerlifting, che vuol dire non arrivare a esaurimento, quindi lavorare più sul, diciamo, sulla componente del volume, sulle serie, ok? Perché? Perché noi vogliamo cominciare a dare enfasi alla parte concentrica, quindi al reclutamento neuromuscolare per la componente concentrica. Scusate, ho detto eccentrica, volevo dire concentrica, ok? Quindi vogliamo porre enfasi in questa cosa. Le settimane successive facciamo un lavoro progressivamente a intensità più alte, riducendo il volume. E qui cominciamo a inserire anche un'enfasi sulla velocità con cui facciamo il lavoro. I metodi che usiamo spesso sono il cluster set. Sapete, il cluster set è faccio delle ripetizioni, un tot, ho un piccolo recupero, rifaccio delle ripetizioni, un piccolo recupero, faccio delle ripetizioni. Faccio, per esempio, 5 ripetizioni, ok, a un carico con cui non riuscirei mai a fare 5 ripetizioni di seguito, ok? Perché avendo la pausa riesco a farlo. Qual è il vantaggio? Che aumento il volume su quel carico, ok? È un piccolo escamotage per lavorare di più senza dover aumentare a dismisura le serie, ok? Questi sono 220 kg. Due volte, due colpi. Non sono male, non è un brutto squat. Se vi ricordate, lui aveva 210 di massimale, quindi noi siamo contenti di questo. Ok? Introduzione e sviluppo delle componenti veloci. Allora, rate of force development. Prima si comincia a inserirlo in realtà senza movimento, quindi lavorando sulla velocità di contrazione muscolare senza che ci sia un movimento, quindi con delle contrazioni isometriche. E poi pian pianino si inserisce in un contesto
di lavoro a contrasto, ok? Cosa facciamo? Facciamo una profilazione. Quindi facciamo un profilo forza-velocità sulle alzate che ci interessano, ok? In relazione a quello poi usiamo gli accelerometri e il giocatore deve cercare di raggiungere determinati target per il determinato carico che noi abbiamo definito, ok? Quindi poniamo proprio enfasi alla parte, diciamo, concentrica esplosiva. Andiamo avanti con le progressioni sui lavori olimpici, ok, in base a quello che uno riesce a fare. E poi si inseriscono delle componenti maggiormente coordinative o collegate alle componenti di corsa. Questi sono dei Bosch step up, ok? Quindi inseriamo delle componenti di tipo coordinativo nel lavoro esplosivo, ok? Inserimento di esercizi con gradi crescenti di specificità. Adesso non ce l'abbiamo più, avevamo l'iso inerziale, molto buona per lavorare sulla componente eccentrica, ok? Quindi il cambio di direzione è una cosa che ci interessa lavorare, il poter lavorare su questa componente in maniera prima controllata e sicura è una cosa che ci interessa molto. Un'altra cosa che ci interessa è sviluppare la forza orizzontale. Anche in questo caso facevamo un profilo forza-velocità con i traini, e quindi davamo poi dei target al nostro giocatore e di velocità per sviluppare maggiormente il power nella componente orizzontale. Abbiamo quasi finito. Altri esercizi con gradi di specificità maggiori, ok? Questi sono esercizi legati a quello che dovranno fare in campo. Ok? Quindi, per esempio, questo giocatore è una terza linea, il lavoro ogni tanto che devono fare è quello di mettere le mani sul pallone e cercare di portarlo via. Quando lo fanno, arrivano gli avversari, che loro sono in questa posizione, gli vanno addosso, quindi devono resistere a questo tipo di impatto. Ok? Facciamo un lavoro di questo tipo. Il nostro giocatore deve lavorare per spingere in mischia, per spingere in mischia. Perciò fa dei lavori con il traino. Pliometrie. Questo è un tema interessante. Allora, Sukomel nel 2019 proponeva questo tipo di progressione. Quindi, prima di inserire un certo tipo di pliometrie, bisognava arrivare almeno a un body weight, a una volta body weight, che vogliono dire 100 kg, che è tanto o poco? Dipende. Però per dire, per cominciare a fare dei salti, dei dive jump o dei bounding, arrivare almeno a 1,5 body weight, che sono 160 kg per il nostro giocatore. Ok? Backthorpe nel 2021 propone una progressione molto più veloce, che però si focalizza soprattutto all'inizio sulla componente concentrica del salto, ok? Quindi jump. E come diceva Pepe, sono d'accordo, se salti dovresti essere anche in grado poi di atterrare, perché se salti, sì certo ci sono i box jump, che quindi ti levano un po' di carico, però in realtà forse è opportuno curare l'aspetto della pliometria, diciamo della parte di frenata. Ok? Quindi noi che cosa proponiamo? Noi proponiamo di cominciare con delle pliometrie a bassa intensità, anche levando carico, quindi utilizzando delle bande elastiche. Ok? Faceva freddo in palestra. Ok? Piccoli lavori per cominciare a inserire quel lavoro e lavorare sulla capacità di frenare e di controllare il carico. Ok? Ancora prima di arrivare a essere una volta body weight di forza. Ok? Perché questo ci permette di portarci avanti sul lavoro. Ok? Una cosa fondamentale è però la qualità. Com'è questo squat jump monolaterale? Una schifezza, ok? Il ginocchio non sta lavorando. Quindi noi andiamo a misurare una cosa che però è poverissima sotto il profilo, diciamo, della qualità del movimento. Ok? Quindi i numeri non ci dicono tutto. È importante vedere anche la parte qualitativa.
Ok, dipende, una cosa importante, anche da quello che devono andare a fare, abbiamo detto. Quindi i nostri giocatori di mischia non saltano mai, mentre invece i tre quarti, e questo diciamo a voi potrebbe interessare, saltano tanto e in condizioni anche di instabilità. Quindi noi lavoriamo anche su quello, ok? Saltare e controllare, saltare, reagire a degli stimoli esterni. Avere la capacità di frenare la caduta. Ok. Bene, avevamo deciso i nostri parametri per il ritorno alla forza. Com'è andata? È andata bene, ok? È andata bene perché in realtà abbiamo migliorato i parametri di peak of force, l'RFD con tutti i suoi limiti più o meno era andato piuttosto bene, l'LSI bene, abbiamo migliorato il massimale di squat. Per quanto riguarda il power, siamo ancora un pochino sotto. Cosa facciamo? Aspettiamo? No, non aspettiamo, ok? Dobbiamo decidere se il parametro che abbiamo visto è al di sotto di quello che ci eravamo prefissati, è un parametro a cui non possiamo derogare, cioè diciamo no. Se, per esempio, la forza massima è ancora non adeguata, quello è un parametro troppo importante. La componente del salto potrà arrivare nel tempo e quindi sarà la parte del return to performance. Le altre cose andavano bene e anche il livello di fatica era buono. Quindi abbiamo dato il via libera. Quello che abbiamo visto è solo una parte però, ragazzi, del percorso. Questo è il framework che noi usiamo. Queste sono le varie fasi. Quindi la fase di ritorno alla corsa, la fase di ritorno all'allenamento, la fase di ritorno al gioco e il return to performance. E lo vediamo qui un attimo. Allora, gonfiore, dolore, ROM, carico e funzione della struttura, forza, propriocezione, pliometria, carico delle funzioni adiacenti, questionari di valutazione psicologica, corsa, tecnica di corsa, lavoro di resistenza, lavori di velocità, quindi esposizione a certi lavori di velocità, lavori sugli skills, lavori sul contatto. Quindi quello che noi abbiamo visto sulla forza, in realtà lo dobbiamo provare a estendere a tante altre cose, che sono tutte fondamentali, ok? Anche gli aspetti psicologici, anzi, alla fine diventano veramente fondamentali. Noi facciamo dei questionari, se non vengono superati, anche se il giocatore è funzionalmente perfetto, non diamo il via libera, perché vuol dire che il giocatore si sente ancora poco sicuro, deve essere esposto ancora a qualcosa. Ok? E tutte queste cose si intrecciano tra di loro. Quindi, riassumendo, il nostro Mr. X ha seguito un percorso RTP che è fondato su alcuni criteri principali, che sono il lavorare attorno all'infortunio, il carico ottimale, l'RTS continuum e il fatto di essere protagonista del processo. Il suo piano aveva varie fasi, situazione iniziale, situazione finale, definire le aree di intervento e definire i criteri intermedi. Il suo programma di forza ha avuto quelle caratteristiche che abbiamo visto, è tornato a giocare, è stato selezionato ancora per la nazionale e dopo un anno ha raggiunto 54 centimetri, invece erano 41 all'inizio. Quindi bene, dopo un anno però. Grazie.